cari bambini, ragazzi, amici, ecco, sappiamo bene che ogni cosa ha un'origine. Una domenica all'insegna dello sport, quella che si è svolta in occasione della 13ª giornata nazionale dello sport. Per un giorno Piedimonte si è immersa in una dimensione olimpica in vista delle prossime Olimpiadi di Rio. Un vero e proprio fiume di sportivi, quello che la città ha visto scorrere nelle principali piazze divenute campi di gioco per l'occasione. La giornata si è aperta con il raduno alle fonti del Torano per la benedizione di Don Andrea e la celebrazione della Santa Messa. Presenti il sindaco e le varie autorità locali. Numerosi gli atleti che si sono esibiti e numerosi gli stand della Coldiretti che ha aderito alla manifestazione. A tal proposito vi mostriamo un po' di immagini. E dopo le immagini abbiamo raccolto qualche intervista. Beh, diciamo che è diventata per un giorno la capitale provinciale dello sport. La giornata nazionale dello sport è la prima volta che si svolge in questa zona e è venuta tantissima gente dal capoluogo e dalla provincia. Abbiamo voluto fare questa giornata non solo all'insegna dello sport, ma anche all'insegna della natura, dell'ambiente, del territorio che è ricco di questi presupposti di ambiente e di natura e anche di cultura, perché andremo a visitare anche i monumenti e siamo partiti dalle fonti del Torano, che sono uno dei punti più significativi di Piedimonte. È una partecipazione voluta, fortemente voluta, perché a fianco alla giornata dello sport che si celebra a Piedimonte questa mattina, Coldiretti mette in campo la campagna della buona alimentazione attraverso la promozione, ovviamente la degustazione, ma anche altri momenti che sono proprio di comunicazione su una corretta alimentazione. Lo sport e una corretta alimentazione sono la chiave del successo e dello stare bene.